Se fatto svegliare, io lo sapevo. Ma si e ho capito, ma quel, uno si sente gli occhi addosso. Pure. Eh certo, si sente gli occhi addosso ma perché no, tu sei sempre là. L'occhio tremendo, eh. l'occhio vigile sulle strade della eh. California e anche, anche nell'ufficio di quinto potere. Eh? Dove c'è? Dove c'è un ospite. Un ospite spesso abbiamo quest'ospite che ogni tanto a me piace riflettere insieme a voi. A qualcuno Tino non piace, non piace, che Giovanni sia presente in qualche video in più rispetto a quelli che si occupano direttamente della sua storia. Cioè che lui faccia Cioè che ne so, la comparsa, capito, qualche volta. Perché vuol dire perché c'è Giovanni? Vuol dire che ce lo portiamo insieme, ce lo portiamo appresso. E perché ce lo portiamo appresso? perché siamo un po' più tranquilli. Più tranquilli del fatto che ce l'abbiamo sotto controllo, ma non perché chissà cosa possa fare, attenzione. Oh, tu, mi mi preoccupo se la interrompo. Eh. Sì. Mi sa che si è riaccovacciato, eh. eh vabbè, facesse un altro po' di sonnellino, eh, sì, calcolando sì. che di notte e anche di giorno spesso non dorme. Dunque Giovanni sta con noi, semplicemente perché ha qualcosa da fare nel frattempo che sia possibile effettivamente trovargli qualcosa da fare. E questo che fastidio vi dà. E invece sta tranquillo, sta rilassato, anzi qualche volta ci chiede di passare a prenderlo per stare in compagnia eh, e bene. venire in giro con noi. Penso un po'. Eh. E quindi mi chiedo, tutto quest'astio, tutta questa violenza anche verbale nei confronti di questo ragazzo, nei nostri giudicati... Eh, che basta con queste barzellette, basta con queste cose. Cioè, che, perché? Da dove vi nasce? Dalla frustrazione, dalle delusioni che avete avuto nella vita, dal fatto che nessuno vi abbia mai teso una mano veramente? Perché alla fine Giovanni, un po' come Lello, sono come quei figli particolari ai quali non dico che vuoi più bene rispetto alle tante persone che eh, aiutiamo, ma di fatto sono sono entrati nei nostri cuori un po' per una questione anagrafica e cronologica, un po' perché ne stiamo seguendo le evoluzioni giorno dopo giorno, in cui si vede il cambiamento a piccoli passi, poco a poco, non è che dalla sera alla mattina la vita può in qualche maniera diventare diversa, dimmi Tino. Volevo suggerire a queste persone sì. una frase... Sentiamo. <ride> ho paura, però, però, ho, paura, ho paura, paura, ho paura. No, tu devi tradurre, però. Eh? Va bene, dai, Allora, e tu, la, tu la dici, io e la, traduco. la traduco. Facete che smor. Allora, Tino eh, suggerisce una frase assolutamente appropriata eh, ecco. in questo termine, un detto popolare dalle nostre parti che tradotto suona più o meno in questa maniera: Invece di pensare a giudicare gli altri invece di stare a soffermarvi sulle frivolezze, su cose che in apparenza possono sembrare anche anzi sono veniali e non meriterebbero la vostra attenzione particolare, perché invece non pensate a ciò che potrebbe farvi molto felice, perché non pensate a stare insieme, se siete donne a degli uomini, se siete uomini a delle donne, se siete donne insieme anche a delle donne, se siete uomini anche a degli uomini, fa poco differenza con chi state, ma perché invece eh, di non vi trastullate ecco, non vi trastullate, anche da soli eh, anche da soli, perché anche quello è... eh, sempre questi nani non li vedo mai, dove sono questi nani? Eh, buone, fa tutto la battuta, <ride> però, eh. dico, facite che se mor tradotto ancora più eh, in maniera semplice ecco. potabile, significa Spopate, fate l'amore la... eh, la mo... allora, eh. perché si può morire eh. e se morite senza fare l'amore dov'è? Faccio. A dove va? Dov dove va? Sta facendo ciclocross con la GoPro in testa per poi pubblicare i video. Non si in più le cose solo per farle. Bisogna pubblicarlo a tutti i costi. Cose. Vabbè, oh comunque. Eh, torniamo a noi. Perché, ecco. Fate l'amore perché si può morire e quindi è peccato morire senza aver fatto l'amore. Ma in più volevo dire lo portiamo noi in giro Giovanni li paghiamo al netto degli amici Andrea, grazie al netto degli amici che ci danno una mano sta con noi, ha mangiato con noi sta insieme a noi per fare i video ci accompagna qua, ci accompagna là lo portiamo qui, a V. posso dirlo e tu traduci? a V. ci fa fastidio vedere. per i bergamaschi, sì. dico, di Bergamo Alta Bergamo Alta ma a voi quale fastidio vi arreca? Pietro, eh? ti si stanno rizzicando le carni. Beh. Non puoi immaginare quanto. E dunque, volevo con voi fare questa profonda riflessione sui i fatti propri, ecco. sulla condivisione di qualcosa che riteniamo giusta, anche perché da qui a cento anni, quando Tino morirà, Altri cento anni! No, ti, auguro, ti, auguro molto ecco. ti auguro molto me Era bah. un modo per non Beh, essere. Ecco. Cioè, che poi dicevano: E eh, vuoi la morte di Tino? No, Quando Tino morirà, fra gli anni che Dio gli vorrà concedere, va bene? Va benissimo così. Resterà il racconto di una storia, di una vita che probabilmente a qualcuno può essere anche utile e capire Beh. come da un inferno si può, evidentemente venire fuori piano piano, poco a poco, nonostante tutti i drammi che man mano si incontrano. E il fatto, questa è un'altra cosa perché lo leggo nei commenti, il fatto che Giovanni insieme a noi scherzi del fatto che probabilmente gli amputeranno da sotto il ginocchio in giù, una cosa che purtroppo sta diventando sempre più acclarata in considerazione delle condizioni che stanno mutando e purtroppo mutano negativamente, perché dovrebbe essere un problema? È una persona conscia di quello che gli è capitato e di quello che gli sta capitando, e quindi magari lo fa anche per stare un po' più su di morale con un po' di ironia. E in questo devo dire che mi stupisce. Sempre ogni giorno di più. Il fatto che lui comunque sia conscio di, questo, di è quello proprio, a cui sta andando in Sì, è una cosa incredibile. E non sta tornando indietro nel tempo sì, a sì, fare uso di sostanze. Di so cioè è una cosa che quindi, ci. Provate, come dicessi tu una volta, provate a immaginare che vi devono tagliare mezza gamba dal ginocchio mm. al ginocchio. Come, come si può come vivere? Uno, come vi, 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 vivrebbe? Vivrebbe male. Cioè io, io a 60 anni nato poco, a 59 anni quasi, ho a 58 e mezzo per essere proprio fiscali, eppure, eppure mi caccherei sotto. <ride> letteralmente, letteralmente. il fatto è, adesso te lo dico in confidenza, sì. che probabilmente anche lui si sta cagando sotto. Affronta eh. questa paura. Eh in questa maniera. Quindi cercate, non vi chiediamo il vostro aiuto, ma se non altro un po' di comprensione. In una situazione veramente complicata, molti sarebbero andati su un palazzo o come dice Tino giustamente, forse sarebbero tornati al passato, perché è una situazione che ti sconvolge la vita. E allora cerchiamo quanto più possibile di stare insieme a Giovanni. E ritorno a dire, a voi, ciò problema vada. Tino, per favore. A voi, che problema vi arreca? Arreca ce so l'hai proprio. io sì, l'ho detto prima, lo ripeto. Così come si ripete, fa' a che maura. E io con questo, Tino, avendolo tradotto anche in maniera un po', po più... Perché tu mi hai messo in grande di difficoltà. Eh, e eh, <ride> eh, lo hai fatto apposta. <ride> vi saluterei con la richiesta in generale non soltanto per la storia di Giovanni, di un po' di compenetrazione. Eh? Tino, ti supplico. Con Tino, ti supplico. Empatia? Va bene? Va benissimo. Ti supplico, Tino. Stia bene, dietro. La sigare, se la faccio la sigare. Però vedi, anche questo. Ha aperto lo sportello della macchina. Si sta facendo fuori dalla macchina la sigaretta. Ti ricordi quando all'inizio uh. lo cazziavo di morte perché <ride> accendeva la sigaretta? Lui sa che è a lui, lo sa, perché? lo sì, sa. È... Però, vabbè, abbiamo spezzato una lancia a favore. Di, dom... di Giovanni. Che comunque ci fa ingazzare da morire. Eh? Oh, <ride> Però il troppo stroppia comunque. Mm? Vabbè, Tino, mi vado a fare sta scampagnata. Beata te, Posso venire con lei? Ti prego, lasciami godere di questa meravigliosa natura. Si sta guardando di piedi, direttore. Eh, quello gli fa male, non è che si può guardare la testa. Tu riesci a guardarti la testa? Mi no. rifletto sulla tua, sì. Ma non riesco a guardarmi la testa Ma quindi io, si guarda il piede. Se mi rifletto sulla tua, sì, ci riesco. No, dietro. Mi vado a fare la passeggiata, non va, ti va, voglio arrecare va. alcun danno. Grazie, direttore, grazie.